Bene, buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, questo dipende un po' dalle zone geografiche in cui vi trovate. Io sono Eugenio Refini, professore qui nel Dipartimento di Italian Studies a New York University e ho il piacevolissimo compito di introdurre questo incontro ospitato oggi alla Casa Italiana, Zerilli Marimò di New York University. Il direttore della casa, Stefano Albertini, purtroppo non può essere con noi e quindi subentro in questo ruolo di ospite. È veramente un piacere introdurre questo incontro che appunto ha come nostro ospite da lontano, in diretta dall'Italia, il professor Paolo Procaccioli, che verrà poi introdotto a breve dalla mia collega Ida Cagliazza, la nostra borsista postdoc Marie Curie Global, che in questo periodo si sta occupando di un progetto molto interessante con noi qui al Dipartimento di Italian Studies, quindi le cederò la parola in un attimo. Vorrei solo ricordare che siamo collegati appunto in streaming, quindi abbiamo possibilmente spettatori che possono essere sia negli Stati Uniti che in Italia. L'evento è in italiano e veramente fa parte di una serie di incontri che la dottoressa Ida Cagliazza ha organizzato per noi nell'ambito della sua borsa Marie Curie per il tema Love and Letters in the Renaissance, quindi amore e lettere veramente nel senso di lettere scritte, lettere missive nel Rinascimento. Un progetto appunto su epistolografia e scrittura femminile in Italia, principalmente nel XVI secolo, ma con delle, diciamo, diramazioni che vanno sia indietro che in avanti. Quindi io cedo la parola a Ida, che a sua volta ci dirà qualcosa di più sul progetto e introdurrà poi il nostro ospite di oggi, il professor Procaccioli. Grazie Paolo e grazie Ida. Grazie Eugenio. Grazie, grazie Eugenio. Grazie. Ecco, e quindi salve a tutti, di nuovo buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Devo. Sì, va bene? Ok. E benvenuti a questo terzo appuntamento di Love and Letters in the Renaissance. Metto un attimo, faccio partire il PowerPoint. Dove si mette? Quella canta. Eccoci, allora, benvenuti a questo incontro. Vi siete accorti probabilmente che è un po' diverso dai precedenti se siete venuti agli altri due appuntamenti. Tanto stiamo parlando in italiano e non in inglese e poi ci siamo spostati dall'auditorium alla biblioteca e siamo tutti insieme, diciamo, intorno a un tavolo reale o virtuale. In termini pedagogici si direbbe che siamo passati da un assetto da lezione frontale a un assetto da esperienza collaborativa e diciamo c'è un significato in questo cambiamento linguistico e in questo spostamento perché con la lezione di Paolo che è in italiano gettiamo un ponte dall'altra parte dell'Atlantico e poi questo ponte come vi dirò tra un minuto troverà un ulteriore prosieguo ancora un pochino più a est in zona adriatica e poi esprimiamo soprattutto l'auspicio di una collaborazione tra studiosi e tradizioni di studio diverse ma proficuamente compatibili, quella italiana e quella nordamericana, tradizioni di studio che possono produrre cose molto belle insieme quando i loro interessi convergono e tutto quello che avviene diciamo qui al Dipartimento e a Casa Italiana ne è la prova. E poi nell'incontro successivo che abbiamo chiamato hands on, in italiano direi quasi mani in pasta, no? Con gli studenti interessati iniziamo a lavorare sui testi e a trasformare quello che abbiamo imparato finora nei nostri incontri in qualcosa di tangibile. Per questo, insomma, abbiamo avuto l'idea di metterci intorno a un tavolo. Allora,
Ricapitolando brevemente da dove siamo partiti e dove vogliamo andare, Love and Letters in the Renaissance è una serie di incontri aperti al mondo accademico, ma anche al grande pubblico. Nasce da una bellissima collaborazione, di cui sono molto grata, tra Casa Italiana Zerilli Marimò, il Dipartimento di Italiano di NYU e il mio progetto Marie Curie, il cui titolo è Women Thinking Love. Quindi ringrazio di cuore Stefano Albertini, che è il direttore di Casa Italiana che menzionava prima Eugenio, i membri del suo staff Julian Sachs, Costia Kostic e Chiara Basso. Per il dipartimento ringrazio il preziosissimo Eugenio e poi Giulia Canziani e Desmé de Coster, e per il mio postdoc oltre che naturalmente Marie Curie anche Virginia Cox, Un Falkaid e Giovanni Tarantino. Allora, come avete già sentito da Eugenio, il mio progetto è una ricerca interdisciplinare, diciamo, tra letteratura e storia delle emozioni, e si basa sulle corrispondenze amorose dell'Italia rinascimentale, corrispondenze che possono essere reali, come quella di Maria Savorgnana, di cui abbiamo già sentito parlare, e non, come per esempio quella di Girolamo Parabosco. Probabilmente questo nome non dirà molto, però le lettere amorose di Girolamo Parabosco furono un bestseller assoluto e sono un interessante contraltare rispetto a quelle di Maria, perché furono un prodotto, diciamo, non della penna e del cuore, come appunto quelle della Savorgnana, ma del torchio e dell'industria editoriale veneziana. Faccio questo breve accenno come collegamento a quello che ci diremo poi dopo nel laboratorio. Allora, nella serie Love and Letters in the Renaissance abbiamo avuto il 9 settembre Lina Bolzoni e Jane Tylus, che ci hanno introdotto alle lettere di Maria Savorgnana e Pietro Bembo. Poi il 23 settembre abbiamo avuto Paola Ugolini e Marco Faini sulle donne nel Rinascimento e su Pietro Bembo nelle sue relazioni amorose e intellettuali con donne. Se vi interessa, potete andare nella sezione multimedia di Casa Italiana, selezionare Video Archive e lì trovate le registrazioni di questi due incontri precedenti. E poi si troverà anche la registrazione dell'incontro di oggi. E poi, come vedete qui in questa schermata, il 4 ottobre a Ca' Foscari ci sarà una giornata di studi su Maria Savorgnana, organizzata da Elisa Curti e Franco Tomasi. Per chi è presente, ci sono le locandine qui stampate. E insieme agli altri ci sarà anche Monica Farnetti, che è l'editrice delle lettere, e le lettere di Maria Savorgnana, l'edizione di Monica Farnetti, l'edizione commentata di Monica Farnetti, sono lì sul tavolo. E quindi questa è, diciamo, la propaggine adriatica di cui dicevo prima, e ovviamente sarà anche online per tutti i fan di Maria Savorgnana che stiamo raccogliendo in questo percorso. Dunque, oggi abbiamo con noi da Viterbo, come diceva Eugenio, Paolo Procaccioli, che è un carissimo amico e un grande studioso del Rinascimento, meno ovvio potremmo dire. A lui, tra le altre cose, si deve l'edizione nazionale delle lettere di Pietro Aretino, che è un lavoro di assoluto rilievo per gli studi di letteratura e per gli studi rinascimentali in genere. Paolo ci parlerà dell'approccio, della linea di indagine del gruppo di ricerca da lui fondato, che risponde al nome di 500 plurale, e del progetto Archilet, in questa mirabile sintesi che lui ha intitolato Archilet, reti epistolari, un filo d'Arianna per un 500 plurale. A proposito di Arianna, si diceva. Dunque, se online c'è qualcuno tra coloro che seguono il seminario di Lina Bolzoni su Ariosto, che è in corso in questo semestre, ecco, in questo corso con la professoressa Bolzoni abbiamo cominciato cercando di inquadrare Ariosto in modo equilibrato e realistico, riportandolo alla sua realtà di uomo talvolta in dubbio e in difficoltà, e riportando il Furioso alla sua realtà di opera in fieri, non certo nata e scolpita per sempre nella pietra, perché a volte, abbiamo detto a lezione, tendiamo a vedere i cosiddetti classici come tali, no? Come eroi di Eschilo, come
personaggi monolitici, come se fossero nati grandi poeti. Ecco, un analogo discorso si può fare anche per il Rinascimento, il Cinquecento, che forse a volte tendiamo a vedere come una specie di mondo idillico e rarefatto in cui tutti passavano il tempo alla corte di Asolo impegnati in raffinatissime attività e tutti sapevano Petrarca a memoria, eccetera. E invece, come appunto Paolo ha scritto nel suo abstract, stiamo parlando di un contesto che, come tutti i contesti umani, è complesso e talvolta contraddittorio, non ha una ma molte facce, e a questo proposito è significativa l'immagine di Anton Francesco Doni che Paolo ha scelto come emblema di questo incontro, e l'apporto delle donne alla civiltà rinascimentale è una di queste molte facce, quella che stiamo cercando di esplorare in questi incontri. E dunque, per indagare la pluralità del Rinascimento, in cui comprendiamo anche le donne e le donne scrittrici, non potremmo avere guida migliore di Paolo Procaccioli, che ha fondato appunto un gruppo di ricerca che si dedica proprio a questo, proprio a questi aspetti. E poi avevo chiesto a Paolo di abbinare a una presentazione di Cinquecento plurale anche una descrizione di Archilet, che è un progetto di schedatura delle corrispondenze italiane del Cinquecento, perché le reti epistolari sono tra le più interessanti chiavi d'accesso alla pluralità che è il nostro obiettivo, la pluralità a cui ci vogliamo accostare. E è una chiave d'accesso perfetta per il nostro percorso Love and Letters, che è partito dalle lettere di Maria Savornian con Lena Bolzoni e Jane Tylos, e alle lettere di Maria Savornian aspira a tornare con il laboratorio Hands On di oggi. Allora, senza divagare ulteriormente, presento Paolo Procaccioli, così gli lascio subito la parola. Allora, Paolo ha esordito come dantista, correggimi poi se sbaglio Paolo, ha studiato l'esegesi dantesca, soprattutto quattrocentesca, e ha iniziato con le Digital Humanities in tempi in cui forse non si chiamavano ancora così, o comunque non erano così famose come oggi, perché oltre a pubblicazioni ed edizioni critiche per case editrici solide e classiche come per esempio la Salerno Editrice, Paolo ha creato anche il CD-ROM Commenti Danteschi dei secoli XIV, XV e XVI. E dopo sono curiosa di sapere da Paolo se poi è stato trasformato per esempio in un sito internet, o che destino ha avuto, visto che in qualche modo ci occupiamo anche di Digital Humanities nel laboratorio. Poi Paolo si è occupato di novellistica post-boccacciana, per esempio con l'edizione delle varie redazioni della novella del grasso legnaiuolo, e ad oggi diciamo, qualsiasi studente di letteratura italiana lo incontra, perché ha collaborato con storie letterarie come quella di Einaudi, diretta da Sor Rosa, o quella diretta da Nino Borsellino. Io, che l'ho incontrato in occasione della mia difesa dottorale, collego Paolo soprattutto a Cinquecento plurale, ai suoi studi sul Cinquecento capriccioso e irregolare, qui cito il titolo di una raccolta di saggi, lo collego anche alle stravaganze amorose, questo è un altro titolo di una raccolta di saggi, insomma l'ho portato qui dalla biblioteca, perché anche in Italia ci occupiamo di tematiche queer, no? Il sottotitolo è L'amore oltre la norma. Poi lo collego alla, ovviamente, come dicevo prima, all'edizione nazionale delle lettere di Pietro Aretino, che sono appunto una pietra miliare nello studio del Rinascimento tutto, alla letteratura che riguarda Aretino e trasforma Aretino anche da scrittore a personaggio, alle sorti di Francesco Marcolini, che sono appunto venute fuori sempre a lezione con Lina Bolzoni, parlando di Ariosto e del gioco nel Rinascimento. Quindi ci sono molti fili che collegano le varie attività in corso in questo semestre newyorkese così ricco. Allora, io adesso vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Paolo. È giunto il momento che ci passi questo filo d'Arianna e ci guidi nel labirinto della pluralità del Cinquecento. Metto Paolo a tutto schermo. Così? Bene. No. Scusa Paolo, non riesco a metterti. Ecco. Facciamo così. Ecco. Sei esperto di Mac. Noi ci mettiamo qui. E togliamo il nostro audio.
e togliamo il nostro audio. Va bene, allora subentro. Naturalmente adesso ci penserò io a ridimensionare molte delle cose che sono state dette, insomma, ecco, quello che dirò non c'è niente di eccezionale, c'è semplicemente il resoconto, la condivisione di un percorso di studi su argomenti che sono stati argomenti condivisi nel tempo da per fortuna, un buon numero di studiosi. Naturalmente in avvio ringrazio, come è doveroso, l'istituzione che ringrazio Ida Gagliazza per il suo entusiasmo che so essere contagioso e che non dubito si eserciti anche all'interno delle aule di New York. Grazie a voi che ascoltate o presenti o a distanza per la pazienza e per assoggettarvi a seguire le considerazioni che mi avvio a condividere anche a nome di tanti altri, dei 43 membri di 500 Plurale e degli oltre 90 collaboratori di Archilet. Ecco, faccio i numeri all'inizio per dire che le iniziative che cercherò in qualche modo di illustrare sono iniziative che rappresentano un filone, non voglio dire significativo, ma comunque ecco, presente all'interno degli studi rinascimentali. Sono gruppi di lavoro nati in Italia, ma che abbracciano colleghi, giovani colleghi o meno giovani, presenti nelle principali università e centri di ricerca europee e nordamericane. Naturalmente la mia non sarà una conferenza della solita, cioè, diciamo, confezionata secondo le consuetudini che insomma, vediamo praticate di solito. È una conversazione, quindi se ci sono dubbi, domande, non ci dovrebbero essere problemi a presentarle, anzi non ho, credo che saranno senz'altro le cose più interessanti e più vive di questo pomeriggio, di questo che per voi è il pomeriggio, per me comincia ad essere serata. Allora, entro in argomento e parto da un dato di fatto. Inevitabilmente, premetto, inevitabilmente dovrò sovrapporre una quota di esperienza personale a un'altra che è invece collettiva. Perché questi gruppi di ricerca nascono, diciamo, sulla base della condivisione di percorsi, che sono percorsi che cominciano singolarmente, non nascono sulla base di un progetto, nascono sulla base, su altre basi che poi vedremo quali sono. Quello che mi riguarda è un dubbio originario. Il dubbio originario è rappresentato, ecco, se fossi un bravo docente, dottorando, saprei farvi vedere questi oggetti che vi verrò richiamando, ve li proietterei, eccetera, ma insomma vi basti vederli così come fantasmi evocati. Allora, vi ho fatto vedere la copertina del primo testo sul quale io ho avviato il mio percorso universitario. Era un testo in programma nel primo corso di letteratura italiana. Io mi sono iscritto alla Sapienza di Roma nel 1974, la mia lettera faceva capo al programma di professor Nino Borsellino, che aveva per quell'anno un corso sugli anticlassicisti del Cinquecento. Il testo di riferimento era quello che vi ho appena mostrato, si intitola Rozzi e Intronati,
esperienze e forme di teatro dal Decameron al Candelaio. Ecco, per me quel testo è stato immediatamente un problema. In che senso? Nel senso che mi presentava una immagine della letteratura italiana, dal Decameron a Giordano Bruno, che era solo in parte, in una piccolissima parte, familiare. Nel mio manuale di storia della letteratura, quello che avevo utilizzato al liceo, molti dei nomi presenti in quel testo non esistevano. Non esistevano neanche nelle note. Allora, prima domanda, perlomeno quella che io mi sono posto, qual è la letteratura, quella del mio manuale, che riprendeva naturalmente le grandi storie dei decenni precedenti e risaliva a De Sanctis, oppure quella che mi veniva proposta attraverso la raccolta di saggi di Nino Borsellino? Francamente, io a questa domanda non ho saputo rispondere per molto tempo e sarei anche in difficoltà a farlo adesso. Lo scarto tra le due immagini, in questo caso della letteratura italiana del 3, 4, 5, 6, è uno scarto che si può in qualche modo giustificare con il cambio di passo tra l'insegnamento liceale e quello universitario, o c'è qualche cosa di diverso? Ecco, qual è la storia vera? Quella che raccontava il manuale o quella alla quale faceva riferimento invece il testo di Nino Borsellino? Teniamo presente che si trattava del Cinquecento, non è proprio un secolo, nessun secolo è marginale naturalmente, però nella immaginazione, diciamo, universale, perlomeno dell'Occidente, il Rinascimento è una delle stagioni maggiormente rappresentative, è una di quelle che hanno contribuito a fissare il canone della stessa civiltà occidentale. Allora, se questo secolo così importante, così, diciamo, centrale nella nostra storia, era oggetto di rappresentazioni così differenziate, un dubbio di fondo è legittimo che ci sia, a me sembra. Poi, qualche anno dopo, 10 anni dopo, è arrivato Edit 16. Ecco, per gli studenti che sono all'inizio del loro percorso, Edit 16 è una sigla che indica le edizioni italiane del XVI secolo. È stato uno strumento rivoluzionario. Era inizialmente in forma cartacea. Ecco, qui ho il volume relativo alla lettera A, che è familiare per chi ha qualche anno. Bene, nell'85 era in formato cartaceo, poi successivamente è stato abbandonato il cartaceo, infatti arrivano i volumi stampati, arrivano fino alla lettera G, sono 5 volumi, gli altri sono in formato digitale. Bene, questa iniziativa ha complicato più che risolvere il problema che io personalmente mi ponevo. Il problema del rapporto tra noto e ignoto era ancora più svantaggioso. L'ignoto era la stragrande maggioranza. I personaggi noti erano sempre una piccola parte. Più che una selezione, sembrava di assistere a un'operazione, era un'operazione riuscita di pulizia etnica. Quindi, si tagliano fuori autori, si tagliano fuori argomenti, si tagliano fuori generi, si tagliano fuori formati. Ecco, come se il compito principale della storiografia, in questo caso letteraria, ma il discorso si può ampliare a molto altro, è come se il compito fosse quello di volta in volta di selezionare
E il problema era che questa selezione veniva fatta a prescindere invece da una regestazione. Ora io posso selezionare all'interno di un territorio che conosco, ma se io questo territorio non l'ho neanche indagato, insomma, la mia selezione diventa un qualcosa di condotto a priori. Per questo parlavo un po' di pulizia etnica, cioè si introducono criteri esterni. Ecco, questo è stato il problema fondamentale che ci siamo posti poi nel momento in cui ci siamo trovati insieme all'inizio 4 o 5 giovani colleghi che da varie parti d'Italia e non d'Italia si trovavano a ragionare su questi argomenti. Si trovavano a ragionare sulla base di esperienze, di edizioni, di commenti, di approfondimenti di alcune figure. Io venivo dagli studi in particolare su Aretino, c'era Angelo Romano che veniva anche lui dagli studi su Aretino, Antonello Corsaro che aveva studiato Berni e Lando, Danilo Romei, ognuno di questi in ambienti universitari diversi. Danilo Romei a Firenze aveva lavorato soprattutto su Berni, non esclusivamente, ma diciamo soprattutto. Antonello Corsaro a Ferrara e a Urbino lavorava su Ortensio Lando. A Firenze Pisa, Giorgio Masi lavorava su Doni. Ecco, già i nomi degli autori e i nomi dei giovani studiosi disegnano in qualche modo un ambiente, sono tutti oggetti di studio che gravitano sulla Venezia di metà secolo, la Venezia delle tipografie. Il nome più noto è quello di Aretino, ma gli altri sono parte integrante di questo ambiente. Ecco, con loro, dialogando con loro, è stato naturale porsi il problema della definizione, della penetrazione di questa realtà, di questo Cinquecento, che era un Cinquecento che non entrava nelle ricostruzioni condivise al momento, perché era un Cinquecento che non rispondeva ai requisiti del classicismo. O meglio, non rispondeva ai requisiti di quel classicismo lì. Questi interrogativi sono stati al centro di un primo incontro, un incontro organizzato a Viterbo e i cui atti sono stati ricordati prima da Ida Cagliazza, e gli atti di questo librino, insomma, che ci ha visto per la prima volta ragionare sull'argomento. Il titolo del convegno e poi degli atti è Cinquecento capriccioso e irregolare, eresie letterarie nell'Italia del classicismo, dove ognuna di queste parole, insomma, ha un suo peso specifico, capriccioso e quindi tonalità che non erano esattamente coincidenti con quelle, diciamo, della gravitas, tanto per richiamare il concetto cardine del classicismo alla Bembo, della casa, eccetera. Irregolare, perché non solo, diciamo, si muoveva lungo percorsi che erano di confine o addirittura esattamente opposti rispetto a quelli canonizzati nelle stesse poetiche dell'epoca, ma andava contro. Ecco, capriccioso e irregolare. Questo Cinquecento era un filone di studi, ma era fondamentalmente uno scenario che non trovava spazio nella manualistica che noi conoscevamo. Oppure quando c'era e era circoscritto a Arettino, era sempre additato come qualcosa di estremamente negativo. Non si poteva non parlarne, ma ecco, era un'eccezione
era una macchia sul vestito bianco del classicismo. Aretino era una macchia. E allora, all'interno di quella logica che condividevamo tutti quanti, del guardare le cose e guardarle così come ci erano consegnate dagli annali editoriali, questo Cinquecento, questo Rinascimento è una eccezione o è parte integrante di quel mondo? Ecco, questa è la domanda iniziale. Come si può affrontare questo problema? Allora, dopo il convegno del 1998 abbiamo sentito l'esigenza di stringere un po' i nostri legami, i nostri contatti e abbiamo pensato, ecco, prima Ida ha detto che io ho fondato 500 Pugliari, non è stata un'operazione individuale, è stato naturale riconoscersi in una realtà di studio che abbiamo deciso di non formalizzare. 500 Plurale non ha niente di ufficiale, se non un sito, ma che è molto, molto leggero. Quel gruppo è fatto dello studio di ciascuno, che viene condiviso di volta in volta su alcuni progetti. Adesso, se avete la pazienza di ascoltarmi, ne richiamerò alcuni, indicando naturalmente finalità, modalità, tempi, eccetera. Quindi, 500 Plurale. In questo senso, così come io lo cerco, insomma, di recuperarlo alla memoria, è fondamentalmente una richiesta di aiuto. È un modo che a noi è sembrato efficace, che nel tempo ci è sembrato efficace per risolvere alcuni problemi. Ecco, nessuno di noi era in grado da solo di affrontarlo, non dico di risolverlo, non lo abbiamo risolto, ma di affrontarlo. Quindi è la confessione in qualche modo di una difficoltà, di una impossibilità, di una incapacità di dominare il campo. E questo non soltanto dal punto di vista della quantità dei dati, degli autori, dei testi, dei contesti, ma da quello proprio della profondità e della stratificazione della materia. Non si tratta di un autore in più o in meno, di un testo sfuggito e da recuperare, si tratta di livelli di lettura. Ecco, ognuno di noi inevitabilmente è portatore di una prospettiva. Ecco, ma noi ci rendevamo conto che le prospettive individuali erano insufficienti, perché questi autori si muovevano a vari livelli, a molti livelli, e nessuno di questi era titolare di un punto di vista. Di volta in volta, a seconda delle stagioni, a seconda degli ambienti, a seconda dei generi, a seconda degli interlocutori, degli amici e dei nemici, calibravano diversamente il loro messaggio. Ecco, ha ricordato prima Ida Ariosto. Io non so, adesso sicuramente Lina Bolzoni non offrirà un'immagine unica di Ariosto, quindi anche alla fine del percorso, quando sarà diventato per gli altri quel classico che poi ci è stato consegnato, sarà sempre un classico con molte facce. E se noi vogliamo penetrarlo, dobbiamo farci carico della pluralità di quelle facce. Ecco,
Vedete quante volte è capitato di usare la parola plurale. Quindi plurale, 500 plurale, prima di diventare in qualche modo il nome di questo gruppo, era una parola che noi ci trovavamo a utilizzare, alla quale ricorrevamo per cercare di comprendere il tipo di oggetto che avevamo per le mani. Ripeto, non è una questione di quantità di dati. D'altra parte, quando noi abbiamo cominciato, la rete non era così presente come strumento di ricerca e di destinazione della ricerca, ma lo è diventata subito dopo e risponde a tantissimi dei problemi di natura quantitativa. Il problema è appunto di penetrazione. Allora, se io dovessi ripercorrere la storia di questo gruppo di ricerca e dovessi indicarne qualche, diciamo, carattere al di là di quello che ho appena richiamato, del rapporto con gli oggetti testuali. Un carattere in qualche modo ideale è la sordità. Allora, la storia beh, è una parola grossa, la cronaca spicciola del dialogo svolto all'interno di questo gruppo è una storia, è la cronaca di una serie di dialoghi che si sono trovati alla fine caratterizzati dalla sordità a che cosa? Alle parole d'ordine del momento. Ecco, ormai io personalmente sono alla fine della mia carriera ufficiale, andrò in pensione tra un mese, quindi diciamo, ho attraversato una stagione, gli ultimi 30 anni degli studi letterari in Italia, soprattutto data la materia, ma non solo in Italia, insomma, hanno prospettato, diciamo, nel tempo la proposta di varie prospettive di analisi. Prospettive che si sono di volta in volta identificate in alcune parole d'ordine. Ecco, il problema qual è stato nel tempo è che queste parole d'ordine, nella maggior parte dei casi, hanno, diciamo, proiettato sul passato le urgenze dell'oggi. E quindi il rischio è stato quello di leggere fatti, dialoghi, prese di posizione, luoghi, oggetti testuali, oggetti figurativi, oggetti architettonici, urbanistici, secondo il punto di vista dell'oggi. Ecco, e questo è quello che noi proprio cercavamo e cerchiamo di evitare perché ci rendiamo conto che questa lettura così, diciamo, forzata del passato ci obbliga poi di volta in volta a cambiare gli occhiali perché cambiano le parole d'ordine, ma il passato rimane sempre ancora tutto da penetrare. Allora, la nostra volontà era quella di, è stata nel tempo quella di rimanere, diciamo, relativamente indifferenti alle quelle che a me piace chiamare parole d'ordine, prendere gli strumenti man mano che venivano proposti, prendere l'aspetto positivo di questi strumenti, ma soprattutto cercare di leggere il passato secondo le categorie del passato, ragionare su quelle categorie, cosa era importante per loro. Cos'era per loro significativo? Ecco, e come loro giudicavano
le loro opere. E poi, una volta penetrato questo, allora posso anche, ma quello è prioritario, perché se io leggo il passato alla luce del presente, naturalmente non faccio un servizio a nessuno, non, perlomeno dal mio punto di vista. Ecco, 500 plurale ha coltivato nel tempo quelle che in agricoltura si chiamano le varietà locali. Quindi abbiamo cercato di resistere ai prodotti della globalizzazione. Quindi sui nostri banchetti ci sono molte varietà di mele. Non ci saranno quelle che adesso dominano il mercato praticamente in tutti i supermercati del mondo. Ecco, abbiamo delle mele che saranno bruttine, che sono piccole, ma hanno il loro sapore. Questo, scusate la metafora agricola, ma insomma può rendere l'idea. Fuori di metafora, ci siamo occupati di argomenti che magari non fanno parte. Adesso avremo tra le iniziative prossime a dicembre avremo un incontro sulla barba. Allora, un incontro sulla barba nasce da che cosa? Dal fatto che ci sono discorsi, polemiche, reazioni che uno non si aspetterebbe, per esempio nella Roma degli anni 20 e 30 del Cinquecento, proprio sulla barba. E non è una questione di estetica, sono questioni diverse, sono altre questioni. Avremo incontri sul duello, che tengono insieme tematiche, queste sì, più, diciamo, canonizzate, come quella dell'onore. Allora, sono prospettive che nascono dalla frequentazione dei loro discorsi. Sono i loro problemi, quindi l'importante per noi è farci carico dei loro problemi, coglierli, essere in ascolto delle loro parole. E io, e qui mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti, dottorandi, ecco, abbiate a cuore la vostra libertà, la libertà di sguardo, di indipendenza da quelle benedette parole d'ordine. È inevitabile sottostare alle priorità critiche del momento, perché è come l'aria che respiriamo. Però dovremmo alimentare progressivamente la consapevolezza che non è un destino segnato. Quanto più noi cerchiamo di renderci conto del peso di queste convenzioni, beh, tanto più poi possiamo alimentare un bisogno di autonomia. Un'altra caratteristica di 500 plurale, degli studi condotti all'interno di 500 plurale, è la perseveranza. Proprio perché cerchiamo di non essere diciamo, soggetti alle parole d'ordine, gli argomenti sui quali ci troviamo a ragionare non li abbandoniamo nel tempo, non sono dei centrini che abbiamo ricamato e che poi si taglia il filo e si mette da parte. No, sono centrini sui quali il filo continua sempre ad agire, sono cantieri aperti e sui quali continuiamo a ragionare. Per esempio, quest'anno è uscito il quarto volume della serie dei ludi esegetici, cioè dei commenti parodistici del Cinquecento. Poi mi soffermerò un attimo, ma per dire che gli argomenti, quello dei commenti parodistici, lo abbiamo iniziato nel 2002 e continua ancora. Dopo 20 anni ci sono persone che continuano a farsi carico. Altro discorso che a noi sta molto a cuore è il dialogo tra le discipline. Avrei difficoltà a dire che 500 plurale è un gruppo di lavoro di letterati.
perché avrei difficoltà a definire il Rinascimento, il Cinquecento in particolare, un secolo letterario. La letteratura del Rinascimento è una letteratura che si alimenta di tantissime altre cose e se ne alimenta in maniera, diciamo, vitale per loro. L'arte nel Quattrocento era un tema che non era così presente. Nel Cinquecento è parte integrante del discorso letterario. L'ecfrasi, il confronto parola-immagine, è un tema che era particolarmente a cuore. Il Cinquecento è un secolo che si chiude con l'iconologia di Cesare Riva e con la Galleria di Marino. Sono due vertici nel loro genere che celebrano il dialogo letteratura e arte, dove questo dialogo non è gerarchizzato. E noi non possiamo, o perlomeno noi crediamo che non si possa leggere questo secolo senza recuperare, nei suoi termini generali e nella sua scansione, diciamo, quotidiana, questo rapporto. In che termini si sviluppa il dialogo letteratura e arte? Non c'è un altro secolo fino a quel momento che vede artisti provarsi con la parola, da Michelangelo giù, fino a tutto quanto, fino alla fine del secolo. Michelangelo, Bronzino, quanti sono gli artisti, pittori in particolare, scrittori, poeti. Certo, viene in mente, prima di tutto, diceva Michelangelo, viene in mente Vasari. Quindi gli artisti che si fanno carico della parola, la loro arte, la loro storia, la vogliono raccontare da se stessi. Vasari è fondamentale rendersi conto di questo, che Vasari le sue vite le apre con un trattato tecnico. L'introduzione alle arti della pittura, scultura e architettura, che è un trattato tecnico, premesso a una serie di biografie. È come se noi adesso prendessimo un manuale di ingegneria e lo introducessimo con qualche cosa che da un punto di vista del genere è completamente estraneo. Questo effetto lo faceva già nel Cinquecento la scelta di Vasari, però dal suo punto di vista era proprio indispensabile questa introduzione. Se tu vuoi capire bene le vite degli artisti e le loro opere, devi sapere qual è il punto di vista. Cioè, devi entrare dentro la bottega dell'artista. La trattazione iniziale è un modo per entrare dentro la bottega. Ti si dice quali sono i materiali, quali sono le tecniche, eccetera. E a quel punto tu, una volta che hai condiviso questo, potrai penetrare ciascuno degli artisti, potrai renderti conto della logica che ha portato di volta in volta alla celebrazione di quest'opera o rispetto a quest'altra. Ecco, allora ho esemplificato per dare un'idea della necessità assoluta di una unione di queste metodologie di studio, che non è soltanto diciamo, un frutto dell'adesso, di quel verbo istituzionale della interdisciplinarietà e multidisciplinarietà. No, è una cosa che esce proprio dalla pratica di quel mondo lì. E quindi a questo punto, diciamo, i caratteri propri di questa esperienza rappresentata dal percorso di Cinquecento plurale, oltre alla sordità, eccetera, eccetera, e anche la disponibilità,
assurdità rispetto ai verbi predominanti di adesso, assordanti di adesso, ma al contrario una disponibilità all'ascolto delle voci del tempo, sapendo che bisogna rinunciare all'idea che esiste un modo corretto per penetrare l'opera, l'autore, il fenomeno, l'avvenimento. Non esiste un modo corretto. Ogni modo, a suo modo, scusate il bisticcio, è corretto se le condizioni con cui io porto avanti la mia ricerca, il mio lavoro, sono condizioni rispettose del dato. Allora, tutto questo lo dico a scanso di equivoci, lo dico ancora una volta rivolgendomi soprattutto ai giovani in formazione. Questa non è una ricetta per il successo, è una ricetta che se applicata, diciamo, nella sua, diciamo, schiettezza, porta all'emarginazione. Quindi voi siate, ammesso che vogliate prestare, ascolto a queste considerazioni e che in una qualche misura le condividiate, e sappiate che bisogna pagare il dazio ad altro. Però l'importante è sentire delle voci che non sono proprio sempre completamente nel coro. Poi dopo, man mano che ci sono, che si creano le possibilità, si può ritornare su qualche scelta. Il fine, allora, di tutto questo per progetto, serie di progetti, percorso, dialogo avviato ormai più di 20 anni fa, il fine è quello di rendere possibile una storia del nostro Cinquecento, il gruppo si chiama Cinquecento Plurale. Che guardi agli oggetti considerati, libri, quadri, palazzi. Diceva uno dei maestri ai quali siamo molto affezionati, cioè Carlo Dionisotti, diceva che questi oggetti vanno guardati uno a uno. E quando Dionisotti diceva che vanno guardati uno a uno, noi dobbiamo immaginarlo chiuso all'interno della British, all'epoca ancora nella vecchia sede, quindi nella cupola, dove lui, insieme a un altro perlustratore di quella realtà, Giovanni Aquilecchia, passavano le loro giornate. Loro erano molto più fortunati rispetto a noi perché avevano molto tempo da passare in biblioteca. Nessuno chiedeva loro rendiconti quasi quotidiani. Ecco, io dico sempre che in questi 30 anni nei quali io mi sono trovato a osservare, diciamo, l'evoluzione del mondo accademico, noi siamo passati da agricoltori a ortolani. Prima seminavamo piante che avevano bisogno di 10 anni per fruttificare, potevamo permetterci questo, che all'epoca era la normalità, adesso è un lusso. Adesso siamo ortolani, nel senso che seminiamo oggi e dobbiamo raccogliere domani. Io personalmente, per quello che vale l'esperienza personale, io non ho partecipato a un convegno per una quindicina d'anni, perché il mio tempo era dedicato allo studio. Poi sono cominciate adesso, se le persone, se voi giovani non partecipate a un convegno, praticamente non esistete. Più che un convegno, è una serie di convegni, insomma. Ecco, quindi manca proprio la possibilità di mettere radici e io dico sempre di riempire le bisacce. Se si riempiono le bisacce all'inizio, poi si vive di rendita. Io mi auguro che voi abbiate la possibilità di lavorare 4-5 anni senza dover essere obbligati a vendere subito. Ma, insomma, temo che questo non sia la norma.
Allora, ritornando al nostro gruppo di ricerca, cosa in questi anni, cosa abbiamo, in che modo abbiamo tradotto queste idealità, delle quali adesso vi ho così in maniera molto conversevole, scusate il termine parlato, abbiamo individuato, anzi, abbiamo prestato ascolto ad alcune tematiche, alcune parole d'ordine, ma d'ordine antico, che ci venivano dalle letture di questi nostri autori. Prima di tutto il discorso del comico, dei generi, dei livelli, del quale vi ho parlato prima a proposito dell'incontro iniziale dedicato al Cinquecento capriccioso. E poi ci siamo resi conto di una cosa, che all'interno di una cultura che era comunque fondamentalmente quella del classicismo, dove praticamente si tratta di riprendere, diciamo, generi, temi, modelli dell'antico, nel corso del Cinquecento si introduce un genere nuovo, un genere che era sconosciuto alla tradizione, sia la tradizione antica che la tradizione medievale. E il genere nuovo è l'esegesi parodistica. Io perlomeno non ho presenti modelli antichi di parodia del commento. E se anche ci sono e sono sfuggiti, diciamo che non hanno fatto sistema, non si sono tradotti in una piccola, microscopica tradizione. Questa tradizione invece si è verificata nel corso del Cinquecento. Allora, un argomento come quello particolare dell'esegesi, che era centrale nella tradizione classica, che intercettava il mondo della scuola, se viene messo in discussione in maniera così radicale, ebbene, questo è un dettaglio che merita di essere approfondito, o comunque a noi è sembrato meritevole di essere approfondito. È un dettaglio che unisce l'alto e il basso. Fa vedere l'alto dal punto di vista del basso. E il basso cosa fa? Essendo un discorso parodistico, riprende e rilegge l'alto. Quindi non è un mondo estraneo, è un mondo interno al mondo alto. E è una chiave di lettura di quel mondo. Possiamo noi ignorare questo? Possiamo ridurre questo soltanto a esercitazione goliardica? Ecco, prima del nostro incontro, si conoscevano due. Erano stati oggetto di studio, ma insomma quasi come se fossero delle curiosità, soltanto il discorso della primiera, il commento alla primiera di Berni e la Ficheide di Annibal Caro. Appunto, due opere singolari, isolate. In realtà poi sono venute fuori molte altre cose. Prima della primiera e dopo la Ficheide, per tutto il corso del Cinquecento, a Roma soprattutto, ma anche a Firenze. Interni all'esegesi petrarchista, del petrarchismo, insomma. Ecco, allora, ciò che metteva in discussione in maniera critica un caposaldo di quella civiltà, come era il petrarchismo, la lettura di Petrarca,
che metteva in discussione un altro caposaldo come era la forma esegesi e la scuola. Bene, insomma, a noi è sembrato un argomento che meritevole di essere approfondito. Poi le nostre le considerazioni che abbiamo proposto, le ipotesi di lettura che sono scaturite dalle edizioni, beh, queste si potranno discutere, ma intanto abbiamo ritenuto importante mettere, come si dice oggi, in agenda questo argomento. E lo abbiamo fatto nella maniera che secondo noi è quella più, noi, ecco, in questo caso proprio parlo a nome di tutti, è quella più, diciamo, utile per capire e per penetrare, cioè l'edizione commentata. Ecco, tutti i nostri progetti finiscono o qualche volta cominciano con edizioni di testi, non si risolvono mai in discorsi critici, perché il discorso critico io posso anche farmelo, diciamo, costruirmelo in base alle tessere che ho, le dispongo in una certa maniera, per cui alla fine è facile costruire un'argomentazione che, diciamo, sia bella rotonda. Quando mi confronto con i testi, allora lì sì che ci sono, nascono i problemi. Il testo va affrontato sia dal punto di vista filologico che dal punto di vista esegetico, linguistico, stilistico, va affrontato secondo le sue priorità. Non ci sono scorciatoie. Il pettine è un pettine fitto, per cui tutto quello che non riesco a dominare, mi si rivela. Ecco, da quel tipo di indagine sono venute fuori poi nel tempo varie edizioni. Manca ancora l'edizione della Ficheide, era stata annunciata, ci avevano messo mano due colleghi, insomma, adesso speriamo che la portino a compimento, ma insomma, ecco, quella sarà. Devo dire, è la più gustosa, ma è anche la meno necessaria, perché tanto è un oggetto che è molto noto. E dicevo, appunto, ricordavo prima diciamo, la continuità di questi studi che non si interrompono. Bene, come non si è interrotto il discorso sui commenti giocosi, non si è interrotta neanche la riflessione sugli irregolari. Bene, proprio a giugno di quest'anno sono usciti gli atti di un incontro che si è svolto a Berlino nel novembre del 2020, dedicato all'altra antichità. Ecco, l'altra antichità, autorialità e testualità nella letteratura della prima età moderna. Sono gli atti di un convegno organizzato da Bernard Huss e Irene Fantapié a Berlino. Purtroppo è stato uno dei convegni dell'era Covid, quindi fatto tutto a distanza, però ecco, è significativo della, diciamo, esigenza di approfondire questo lato B del classicismo cinquecentesco che è stato a lungo ignorato. Ah, ecco, i testi che vi faccio vedere ecco, vi danno l'idea di una, devono, lo scopo è quello di darvi l'idea di uno dei, diciamo, degli aspetti di questo gruppo di ricerca, che ha una sua sede editoriale, ha una collana che si intitola 500, divisa in due serie testi e studi, che ha iniziato le sue pubblicazioni nel 99 e è arrivata in questi 20 anni a 104 volumi. Insomma, ecco, indizio di una certa vitalità della ricerca. E 104 titoli che si caratterizzano per
un aspetto tra, al di là della prossimità a quegli argomenti. Ci sono titoli di giovani, giovanissimi studiosi, molti di questi testi sono opere prime, quindi persone che adesso sono ben inserite dentro il mondo accademico, hanno cominciato pubblicando all'interno di questa collana. Oppure ci sono una serie di testi che raccolgono come sintesi studi di studiosi autorevoli di quel mondo. Michel Plaisance ha raccolto i suoi studi sul mondo fiorentino in tre volumi, Paul La Rivaille, Nino Borsellino, Danilo Romei, Vanni Bramanti, ecco nomi che sono molto familiari a chi studia il Rinascimento italiano. Quindi da una parte giovani e giovanissimi studiosi, dall'altra voci affermate che considerano questa modalità come rappresentativa di una sì, un modo di confrontarsi con la materia cinquecentesca. Un altro dei filoni di ricerca è stato l'editoria. Ho parlato all'inizio dei letterati veneziani che orbitavano nella Venezia di metà Cinquecento e l'editore maggiormente studiato, prima Ida Cajazza ha ricordato le sorti, è Francesco Marcolini, sul quale si sono organizzati dei convegni, sono state pubblicate le sorti stesse. Ecco, anche qui studio del problema e confronto con i testi. Di Marcolini abbiamo pubblicato l'opera, abbiamo pubblicato gli scritti, le dediche, le lettere, perché le voci nostre sono sempre voci di contorno. Al centro c'è, ci deve essere la voce dell'autore. Poi ci sono state una serie di progetti, devo dire, questi sono stati nel loro complesso piuttosto impegnativi da affrontare, dedicati ai poligrafi. Una volta affrontati gli editori, le voci, le mani attraverso le quali quegli editori hanno guadagnato la scena della civiltà volgare di pieno Cinquecento. Allora ci sono stati. Aretino continua ad essere un basso continuo, insomma, in tutti i lavori del gruppo. Ci sono stati alcuni anni dedicati in particolare a Ruscelli, un progetto che ha visto un convegno e alla fine si è tradotto in 9 edizioni di testi. Dopo Ruscelli Dolce, dopo Dolci Domenichi, poi Sansovino. Ecco, seguiranno negli anni, man mano che riprenderemo il ritmo dopo la pandemia, si parlerà di Franco, di Lando, di Atanagi, quegli autori che, se noi andiamo a vedere gli annali editoriali, sono quelli che dominano il Cinquecento. Io mi diverto, i miei corsi di argomento rinascimentale, i miei corsi universitari si aprivano in genere con alcune schermate di Edit 16, nelle quali facevo vedere i numeri, quante. Allora, intanto chiedevo ai miei studenti quali sono i nomi più rappresentativi del Cinquecento. E allora Ariosto, Tasso, Bembo, Castiglione, Machiavelli, Guicciardini, bene. Vediamo in Edit 16 quante sono le edizioni e i numeri. Venivano snocciolati, erano numeri di un certo tipo. Poi io proponevo: bene, adesso andiamo a guardare quante sono le edizioni di Dolce, di Ruscelli, di Sansovino, eccetera, eccetera. Con loro grande meraviglia si rendevano conto che erano di più di quelle degli autori che loro conoscevano. E allora ritorniamo al problema iniziale. Qual è il Cinquecento? Qual è la storia? Qual è la letteratura? Naturalmente, da un punto di vista della qualità
stilistica, nessun dubbio, nessuno vorrà paragonare le ottave di Dolce a quelle di Ariosto o le opere storiografiche di Sansovino a quelle di Machiavelli e Guicciardini. Ma gli uomini del Cinquecento leggevano più Dolce che non Bembo. Le prose di Bembo hanno un numero di edizioni molto minore rispetto alle prose di Dolce, alle osservazioni grammaticali di Dolce. Allora, se noi vogliamo entrare dentro quel mondo, dobbiamo cercare di capire quali erano i filtri che di quel mondo esprimevano quel pensiero medio. E se vogliamo anche capire le vette, dobbiamo collocarle all'interno di una catena che prevedeva anche le colline, che proponeva gli stagni. Ecco, insomma, il mondo è fatto dell'una e dell'altra cosa. Un altro filone di ricerca, appunto, dicevo prima, il rapporto della il dialogo letteratura-arte. In futuro ne apriremo un altro su letteratura e musica. Arte e musica, che poi noi non siamo soltanto letterati. All'interno del gruppo ci sono letterati, ci sono storici, ci sono paleografi, ci sono classicisti, storici dell'arte, eccetera. E quindi le loro prospettive sono prospettive che o supportano o sollecitano. Per quanto riguarda il dialogo letteratura-arte, uno dei prodotti del nostro gruppo di ricerca è stato nel 19 la mostra su Aretino agli Uffizi. Siamo stati fortunatissimi perché la mostra ha chiuso 2 giorni prima che l'Italia entrasse in isolamento coatto. Quindi questo ci ha consentito di portare il discorso al suo svolgimento naturale, cosa esattamente opposta a quello che è successo alla mostra organizzata su Raffaello alle Scuderie del Quirinale. Quindi Aretino agli Uffizi, la sfangata, Raffaello invece è stato preso in castagna, quindi quella mostra l'hanno vista pochissime persone. E voi immaginate una mostra piena scoppiava di capolavori. Io l'ho potuta vedere, io e tutti quanti, per 15 minuti. Quindi l'ingresso era contingentato e potevi soltanto percorrere le sale perché in 15 minuti non fai in tempo a vedere niente. Insomma, ecco, per dire poi dopo cosa è successo in questo periodo. Ma il filone che noi consideriamo più produttivo, non più rappresentativo, ma più produttivo, è il filone dedicato alle epistolografie. Ecco, questo è il filone che noi consideriamo la chiave d'ingresso privilegiata, insieme agli annali editoriali. Non a caso, e ricordo per la seconda volta Dionisotti, e lo faccio con piacere, Dionisotti, sempre in uno dei saggi compresi in Geografia e Storia della letteratura italiana, diceva che chi vuole comprendere la vera storia della letteratura italiana del Rinascimento deve considerare come veri manuali gli annali di Giolito per Venezia, di Torrentino per Firenze e di Blado per Roma. E francamente noi siamo di quell'idea. E rispetto agli annali che ricordava Dionisotti, noi adesso possiamo aggiungere Edit 16, che li comprende tutti. Rispetto allora agli annali, l'altro filone è l'epistolografia, che è una chiave di accesso che ha, come gli annali, un vantaggio straordinario e che ci impone lei come filone,
loro come testi, le lettere, ci impongono loro le parole d'ordine, ci indicano loro gli interlocutori, ci indicano loro i canali. Quando noi prendiamo in mano un carteggio del Cinquecento, un carteggio volgare del Cinquecento, siamo come dei burattini, ma il burattinaio è chi quel carteggio ha alimentato nel tempo. Quindi più noi assecondiamo quel materiale e più ci garantiamo la possibilità di guardare le cose secondo un'ottica che è un'ottica legittimata dalle parole dei protagonisti. Certo, bisogna mettere a fuoco la natura di quei testi. Bisogna superare, ecco, questo è un percorso sul quale noi ci siamo impegnati particolarmente, perché da letterati ci siamo resi conto di una cosa che non è così ovvia per gli storici delle varie discipline, gli storici in senso stretto, gli storici dell'arte, gli storici della musica, gli storici, eccetera, è che le lettere del Cinquecento non possono essere lette come una lettera dell'Ottocento, non può essere presa come un documento. La lettera del Cinquecento è un testo, prima di tutto, costruito secondo certe norme che erano all'epoca sentite come norme ineludibili, norme di natura retorica, che condizionavano non solo la scrittura della lettera, ma anche la scelta degli argomenti, la costruzione dell'argomentazione, del discorso. Se non fosse così, noi non avremmo le centinaia di trattazioni di ars epistolare che vediamo scrivere o pubblicate o manoscritte nel corso del secondo 400 e del 500. Trattazioni che, a differenza dei trattati di arte epistolare del 200 e 300, non erano rivolte solo agli addetti ai lavori, erano rivolti al grande pubblico. E allora noi vediamo che in quell'epoca si verificano insieme un grande sviluppo della editoria legata al mondo epistolare e, fuori del discorso letterario e del discorso editoriale, vediamo nascere il servizio postale pubblico. Il servizio postale pubblico nasce in Italia con i Tasso. La famiglia di Bernardo e di Torquato era una famiglia che viveva di quel mestiere. Poi nel corso del 600-700 diventeranno addirittura nobili, i Fontaxis, saranno nobili dell'impero. Ma all'inizio del 500 sono dei corrieri che progressivamente acquisiscono il monopolio, per cui quando Carlo V, l'imperatore, si trova a dover gestire quell'impero lì, e allora riconosce patenti, il maestro imperiale delle poste diventano per molto tempo i Tasso. Allora mettiamo insieme i due fenomeni: lo sviluppo dell'editoria epistolare volgare, lo sviluppo della possibilità di scrivere lettere. Prima sì, si poteva scrivere, ma i canali erano canali molto particolari. C'era il canale dei diplomatici, c'era il canale dei mercanti, c'era il canale dei religiosi, ma dei soldati. Ma non c'era una sistematicità, una regolarità.
Quindi man mano che nasce il servizio, anche la proposta di lettere a stampa cambia natura. Non sono più le lettere dei grandi letterati, sono le lettere dei segretari, sono modelli di stile, modelli di scrittura. Ecco, allora questo fa sì che noi a quelle lettere dobbiamo guardare sempre con un occhio critico. Una parte, così, la componente documentaria non è che non c'è, ma non è esclusiva. E dobbiamo, diciamo, leggere quei testi con la consapevolezza del confronto con il modello. Modello che, essendo quella materia una materia viva, modello che veniva aggiornato in continuazione. Quindi il trattato che andava bene per il 1520, nel 1530 non andava più bene, andava sostituito, eccetera. E questo spiega la produzione continua. Quando nel 1582 Montaigne scrive quella espressione che tutti gli studiosi di epistolografia della prima età moderna conoscono, gli italiani sono dei grandi scrittori di lettere. Io sono tornato dall'Italia con oltre 100 volumi. Lo dice tutto meravigliato. Perché? Perché in Francia questo non succedeva. Si pubblicavano alcune raccolte di lettere, ma erano soprattutto lettere tecniche, modelli, modo e maniera, stile e maniera, cioè come si confezionava una lettera tecnica. Erano come le Ars Dictamenis del 200-300. La lettera italiana, la lettera presente nei libri italiani, era una lettera completamente diversa. Ecco, è quella che poi dopo noi ritroviamo in Francia nel 600. La grande produzione epistolare francese del 600 è, diciamo, in qualche modo lo sviluppo di modelli che si erano imposti in Italia. Allora, questo è un dettaglio importante. Uno dei fronti più vivi degli studi letterari della prima età moderna a livello internazionale, non solo in Italia e non solo in Europa, è appunto l'epistolografia. Ci sono molte iniziative importanti, quella, diciamo, quantitativamente più significativa è Emlo di Oxford, diretta da Hodgson. Bene, i materiali presenti all'interno di Emlo, inglesi, francesi, olandesi soprattutto, sono materiali quasi esclusivamente seicenteschi, 600-700, e sono soprattutto filosofici, sono grandi depositi di carteggi dei grandi dotti, Huygens, eccetera, eccetera, dell'Europa del 600-700. Ma quello è diciamo, lo sviluppo. L'avvio era stato in Italia. Allora, in questi grandi repertori, ecco, l'Italia può dire, la tradizione letteraria italiana può dire la sua. Ecco, abbiamo tenuto a Bergamo, a maggio scorso, un convegno proprio con Hodgson e gli altri responsabili di questi siti epistolari, proprio incentrato sulla tradizione, sullo specifico della tradizione epistolare in Italia. Allora, a questo filone di ricerca, 500 Plurale partecipa non in prima persona, ma partecipa in maniera sostanziosa, contribuendo allo sviluppo di Archilet, e quindi arriviamo all'oggetto specifico della ricerca che ha in corso adesso Ida Cagliazza con
i suoi studenti con i suoi corsi in corso adesso. Bene, Archilet affronta la materia epistolare, intanto ha un'apertura al 600, mentre il 500 per definizione, insomma, ecco, senza prendere il secolo in chiave proprio notarile, però il fuoco è sul pieno 500. Archilet è aperta al 600 e ha una fisionomia molto particolare rispetto a tutti gli altri centri e agli altri database. Perché? Perché mentre gli altri si preoccupano, non sto facendo gerarchie, non dico quello è giusto e questo è sbagliato, sto soltanto fotografando quello che si vede. Mentre gli altri si preoccupano di accumulare il più possibile, perché la quantità, in questo caso è qualità, la quantità ci consente di cogliere i dialoghi in atto, i centri, quelle cose di cui parlavo prima. Archilete ha un'altra funzione, vuole ragionare della materia della quale parlano le lettere. Per cui insieme ai dati fondamentali, mittente, destinatario, luogo di partenza, luogo di arrivo, data, e poi fonte, materiale inedito, materiale pubblicato, eccetera, ha uno spazio riservato, diciamo un'area note, che si incarica di dare indicazione dei contenuti. Quindi entra dentro la lettera e consente, attraverso la possibilità di un'interrogazione estesa a tutto il corpus, di cogliere gli argomenti dei discorsi. Quindi non dice solo chi scriveva, chi, quando, da dove, dice di cosa parlavano e indicizza tutti i nomi propri, tutti i nomi di luoghi e tutti i titoli. Certo, la prospettiva è soprattutto letteraria, ma voi capite bene che questo strumento ci consente di fare una radiografia. Insomma, entriamo dentro questo dialogo. Il ritmo di crescita è un ritmo che è inevitabilmente rallentato, perché se io voglio dare conto del contenuto della singola lettera, io prima di tutto devo capire bene quello di cui si parla. Per sintetizzarlo devo cogliere. Queste lettere, sia per il linguaggio, sia per il fatto che sono allusive, io non sempre ho tutta quanta la serie dello scambio. Ho spesso solo una selezione, quindi gli argomenti mi arrivano come se di un mosaico avessi solo una parte delle tessere. Quindi devo divinare, insomma, i personaggi molte volte sono semplicemente allusi: il conte, il marchese, il cardinale, l'abate, chi è questo? Però io devo cercare di dare un nome a questo personaggio. Quindi si capisce bene che queste lettere richiedono molto tempo, di fatto richiedono un'edizione commentata. Non faccio la trascrizione, o comunque non la faccio ancora in prospettiva. Ecco, questo dipende dalle risorse, dipende dalle persone. Comunque, per adesso non è prevista la trascrizione. Se c'è già, io rinvio al sito della trascrizione. Ecco, nel caso di Maria Savorniana c'è l'edizione, quindi io rinvio lettera per lettera, rinvierò all'edizione. In quel caso io sono anche facilitato perché essendoci l'edizione, questi problemi sono stati risolti.
Quindi il lavoro fondamentale sarà quello di sintesi dell'argomento. E però fondamentale è serio, insomma, cogliere le cose più importanti senza perdersi nei dettagli. Insomma, questo richiede una penetrazione di quella civiltà, richiede la penetrazione di quel rapporto, di quella personalità. Insomma, la messa a fuoco è una messa a fuoco progressiva. Allora, ripeto, il fatto che Arclete proceda secondo queste caratteristiche fa sì che i numeri siano bassi. Con Arclete siamo in poco più di 10.000 lettere schedate. 10.000 rispetto alle 160.000 di Emlo sono un'inezia. Però Emlo cosa fa? Prende i corpora preesistenti e li assembla. Ecco. Quindi ognuno di questi siti offre un prodotto e risponde a certe esigenze. Io vi ho illustrato quello che offre Archilet e chi di voi, spero tantissimi e tantissime, si dedicherà, saprà, non saprà, non resisterà alla tentazione rappresentata dalla sirenetta Ida Gagliazza e risponderà bene, ecco. Da queste persone ci aspettiamo un apporto in questo senso. Naturalmente tutta l'equipe, Ida Gagliazza in prima persona, ma poi tutta l'equipe di Archilet è a disposizione per qualsiasi dubbio, problema, proposta, eccetera, eccetera. Altre iniziative di 500 plurale o alle quali partecipa sono l'edizione degli auto, il repertorio degli autografi della letteratura italiana, degli scrittori dal origine 200 fino al 500. Ecco, io ero corresponsabile dei volumi del 500, vi faccio vedere, ecco, si tratta di un oggetto di questo genere. Ecco, sono per il 500 tre volumi, ecco, mi sembra un po' il prete che fa vedere il Vangelo. Qui non si tratta di Vangeli, ma si tratta di oggetti particolarmente così impegnativi, perché è un tipo di ricerca assolutamente nuovo, non esiste per nessun analogo, per nessuna tradizione occidentale, e non so di altre tradizioni, ma per l'Occidente di sicuro non c'è, quindi è stato piuttosto impegnativo portarlo avanti. È diretto da Emilio Russo e Matteo Motolese e insomma copre questo filone. La logica è sempre la stessa, la logica del confronto con gli oggetti della letteratura. Non è lo scopo il fare il censimento degli autografi, non è uno scopo in assoluto. È lo scopo di questo progetto, ma il senso è che questo è uno strumento che ci impone un ampliamento del campo di letteratura, il campo degli studi letterari, quale che sia, diciamo, il territorio, Italia, Francia, Stati Uniti, Canada, non importa. Lo studio di un testo non può ignorare la primissima fase. Questo lo sanno i paleografi, lo sanno i filologi, ma è giusto che comincino a saperlo tutti quanti. Questo anche se la parola filologia in certi settori è una parola così, insomma, che non è proprio la più accattivante. Parliamo di oggetti. Il testo comincia quando comincia. Se è un testo manoscritto, se è un testo che nasce nella fase della stampa e la tradizione manoscritta si è persa, se è un testo che nasce in epoca digitale come la nostra. Quindi si allarga la vita del testo e i problemi che noi possiamo porre, e si allarga anche la possibilità di
ragionare sulle tipologie materiali, sapere come erano costruite, come erano pensate dall'autore. Tipologie come un libro di rime, come un libro di lettere, un libro di novelle, eccetera, eccetera. Beh, insomma, è significativo. Il confronto, per esempio, con il manoscritto ha portato a individuare, nel caso, uno dei casi più noti della nostra tradizione, il Decameron, ha portato a individuare un gioco di distinzione nella parte iniziale di ogni novella, di sezioni che Boccaccio, nell'autografo, ha caratterizzato con un corpo maggiore o minore. Le maiuscole iniziali dell'introduzione alla novella, alla giornata, dell'introduzione alla novella, l'introduzione da parte del re o della regina e l'inizio della novella da parte del narratore, ciascuna di queste parti sono contrassegnate da lettere di modulo diverso, più grandi, poi medio e poi piccolo. Ora, questo dettaglio può sembrare semplicemente una curiosità, ma ci fa capire che la differenza stilistica di queste tre porzioni di testo era una differenza che era marcata a livello grafico. Quindi il lettore era indotto automaticamente a differenziare quelle tre parti. E noi di questo non ce ne eravamo accorti. Adesso lo sappiamo. Ultima, iniziativa in ordine di tempo e anche da parte mia, così in questo abuso continuato della vostra pazienza, è un'altra iniziativa dei sodali di 500 plurale che partecipano sempre all'interno dello studio sulla tradizione epistolare all'allestimento di un sito dedicato in particolare a una famiglia, a una dinastia italiana, i Farnese. E è una ricerca, quella che si sta avviando e che verrà presentata ufficialmente il 25 ottobre prossimo a Viterbo, è una ricerca che si tradurrà in un sito e in una collana editoriale. Il sito è quello di una enciclopedia farnesiana, quindi una modalità di confronto con una tradizione che è insieme politica, che è culturale, che è artistica, che è letteraria, che è musicale, che è teatrale, urbanistica, eccetera, che ha come denominatore comune i Farnese. Una dinastia che nella tradizione degli studi è stata abbastanza sfortunata, nel senso che è stata studiatissima a livello locale. Non si contano le pubblicazioni sul Palazzo Farnese di Roma, su Caprarola, sulla Pilotta di Parma, ma queste realtà sono rimaste tutte svincolate l'una dall'altra, come se non ci fosse, come se la storia non fosse unitaria. Non c'è una storia dei Farnese. Allora, questa enciclopedia nasce dall'esigenza di proporre in chiave unitaria questa storia. E qual è il filo rosso? Anche qui un filo d'Arianna. È l'epistolario. Quindi lo studio dei carteggi. Qui si parla di varie decine di migliaia di lettere depositate soprattutto negli archivi di Stato di Napoli e di Parma. Bene, questo filo rosso consentirà di seguire dall'interno, sempre la logica di 500 plurale, seguire dall'interno, secondo i loro ritmi, secondo le loro priorità, questa vicenda, ascoltando le loro voci e poi possibilmente contribuendo con le nostre chiosettine a
illuminare per noi naturalmente questi discorsi. Ecco, e qui mi taccio perché ho approfittato in maniera veramente, insomma, riprovevole della vostra pazienza e un attimo che siete spariti, ecco qui. Ma vi recupero, non so se voi continuate a vedermi. Sì, ecco, adesso vi ho recuperato. Temevo che, insomma, in causa venenum, insomma, invece no, non abbiamo eliminato. Non so se ci sono, adesso purtroppo sono andato proprio fino alla fine, non so se ci sono domande, tempo, io non ho problemi di tempo, voi naturalmente siete padroni, signori e padroni. Vabbè, Grazie. no, Paolo, grazie a te, veramente è stato, insomma, un viaggio all'interno del 500 al contempo ampio e microscopico e insomma, ne abbiamo tratto beneficio. Sia io che Eugenio abbiamo preso pagine e pagine di appunti, quindi Sono capi d'accusa, naturalmente. certo. Certo. E insomma, volevi fare qualche commento, Ma fare delle innanzitutto domande? volevo ringraziarti, Paolo, perché ovviamente questa bella rassegna delle attività del gruppo, anche la storia, è stata molto, molto utile anche per, come dire, rinfrescarci un po' la memoria su certi temi e certi problemi che poi sono di interesse per chiunque si occupa di studi sul Rinascimento italiano, no? Quindi, appunto, gli appunti che io ho preso sono veramente soprattutto così spunti per riflettere ancora sulle numerosissime cose che 500 Plurale ha fatto e anche sulla prospettiva così ampia che ha creato nell'ambito degli studi sul Rinascimento. Io ricordo che quando ho mosso così i miei primi passi nell'ambito degli studi, cioè, ovviamente le attività di 500 Plurale erano già in pieno sviluppo, e però ricordo che era veramente un controcanto rispetto al tipo di formazione, no? Che si ha, anche quella solida buona che viene da un buon liceo classico. Ancora quando io l'ho fatto, si veniva comunque poi all'università con un'idea molto canonica, e uso l'aggettivo in modo specifico, di quello che è appunto il percorso della letteratura italiana, soprattutto per quei secoli lì. Però giustamente, come tu ricordi, Bembo senz'altro è fondamentale, lo sappiamo bene, però c'è poi una selva di autori importanti in quanto molto letti al tempo, no? Quindi ho apprezzato particolarmente l'idea di riflettere ancora una volta su quello che è la prospettiva, diciamo, ex post per noi. Per noi è facile dire che Ariosto, Bembo e Tasso sono l'apice della letteratura del Cinquecento, però se facciamo lo sforzo di guardare invece dentro il Cinquecento, come avete fatto voi e come ci invitate a fare, vengono fuori delle dinamiche molto più articolate, legate anche proprio alla materialità degli oggetti, no? Cioè il numero di edizioni di un certo testo è determinante per capire quanto quel testo veniva letto. Io ricordo ancora un seminario, uno dei primi seminari in normale con Armando Petrucci. Lui diceva sempre che un altro fattore interessante sul quale riflettere per le edizioni a stampa è che se di edizioni a stampa ne restano poche di un libro, vuol dire che il libro è stato molto letto, e che invece alcuni libri di cui esistono tutto sommato copie numerose, magari di un'unica edizione, per quello significa che il libro tanto letto non è stato, perché c'è anche una questione proprio di che cosa è arrivato materialmente a noi. Quindi, incrociando queste varie prospettive, ovviamente il Cinquecento non diventa solo plurale, ma diventa anche profondo, nel senso proprio di una profondità di vedute che altrimenti nelle ricostruzioni canoniche manca un po'. Io, guarda, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però una cosa che mi farebbe piacere chiederti, perché ha una rilevanza, credo, non solo sulla specificità dei progetti di cui ci hai parlato, ma anche un po' sul futuro della disciplina. Tu hai giustamente ricordato a un certo punto che le priorità critiche del momento in cui siamo, per quanto importanti e legittime, non devono farci dimenticare tutto il resto, no? E quindi la domanda che ti faccio è: secondo te, queste priorità, chi le determina? Cosa le determina? E come possiamo, in modo anche costruttivo, sia da docenti che da studiosi,
diciamo, gestirle, appunto, perché da un lato evidentemente c'è la priorità critica del momento, ci dice che c'è un tema di interesse per noi o per la società nella quale ci troviamo, però se poi ci appiattiamo su quello rischiamo di fare veramente una lettura che può essere anche anacronistica del passato e quindi veramente di non fare un buon servizio alle discipline umanistiche. E però a volte anche per, come dire, incontrare gli interessi degli interlocutori, soprattutto quando si parla di studenti, tocca cercare di trovare il giusto compromesso, no? Fra queste prospettive moderne, nostre, contemporanee e l'oggetto di studio che è inevitabilmente altro da noi. E quindi, non so, qualche perla di saggezza su questo sarebbe particolarmente utile, credo. Quando farò il gioielliere, qualche perla, ma al momento non ne posso disporre. No, quello che posso dire è la condivisione di un'esperienza. Allora, io mi sono formato in una stagione nella quale c'era un verbo dominante che era il verbo dello strutturalismo. Tutto era filtrato attraverso quelle categorie. E ti posso dire, vi posso dire che io ne ero permeato, tanto è vero che alla fine del secondo anno di università andai dal professore con cui intendevo laurearmi, che era appunto Borsellino, e gli proposi come argomento di tesi una lettura strutturale delle stanze di Poliziano. Bene, lui mi ha guardato e mi ha detto: senti, senta, nel momento in cui lei troverà le lettere di Poliziano che discutono degli argomenti dello strutturalismo, bene, io le autorizzo una tesi di questo genere. Allora, voglio dire, lo strutturalismo ci ha regalato alcune, non so se perle, comunque alcune chiavi. Quando io parlavo di sordità a certe voci, volevo dire, cerchiamo di non appiattirci. Ogni voce nuova è una voce che ci offre una prospettiva complementare. Quindi va ascoltata, poi non possiamo neanche candidarci ad abitare i monasteri della penisola calcidica. E lì, insomma, viviamo dentro questo mondo, dialoghiamo con una comunità scientifica che si alimenta di questi argomenti, quindi facciamone tranquillamente parte, ma sapendo che queste però no, non possono esaurire, tendono ad essere onniavvolgenti. Quello che fanno gli adolescenti, si innamorano di una cosa e vedono solo quella. Ora, se lo fa l'adolescente, va bene, è naturale, lo abbiamo fatto tutti quanti, ma appunto noi cerchiamo di ai nostri dottorandi, ai nostri studenti, cerchiamo di far capire che quella è una delle tante. Io, per esempio, una lezione che facevo sempre con i miei studenti, all'inizio c'erano alcune lezioni che ripetevo sempre, insomma, una consisteva nel prenderli e portarli in un corridoio della facoltà, nel quale c'erano una serie di armadi dove erano conservate tutte le storie letterarie. Tutte, insomma, erano veramente centinaia di storie letterarie. Bene, io dicevo loro proprio così, in maniera un po' gigionesca, plateale, però a loro arrivava: guardate che fine fanno tutte le costruzioni, ciascuna di queste. Nei 5 anni in cui ha dominato il mercato era il verbo assoluto, poi adesso è diventata il villino di villeggiatura delle tarme, insomma, sta lì. Ecco. Allora, se noi assecondiamo il verbo del momento, poi
ci troviamo spiazzati quando questo verbo sarà superato. Se invece noi lo spremiamo e prendiamo quello che, anche sbagliando, anche, però insomma, se stiamo in guardia, ecco, diciamo che il consiglio che io mi sentirei, state in guardia, anzi stiamo in guardia perché questo riguarda tutti quanti, stiamo in guardia sapendo che nessuna di queste chiavi è risolutiva. Perché nascono sempre dalle esigenze di oggi. Dobbiamo sempre adattare questa chiave a porte che, insomma, sono state costruite 100, 200, 1000 anni fa, 2000 anni fa, insomma. Ecco, non sono perle e non so se è saggezza, comunque la mia esperienza mi porta a questo tipo di conclusione. Grazie, grazie. So se avevi altri commenti o comunque non abbiamo ancora molto tempo, ma magari una cosa brevissima, non è insomma, una cosa super impegnativa, quindi forse in un paio di minuti, collegandomi a quello che avevi detto all'inizio, no, a proposito del 500 come secolo centrale, no, della nostra storia, che poi ha avuto, nostra nazionale, che poi appunto come hai fatto vedere tu anche a proposito dei rapporti tra Italia e Francia, ha avuto delle ricadute notevoli da un punto di vista. Dal punto di vista storico e geografico. Guardando così appunto come viene presentato, no, il 500 e la storia della letteratura in generale, sono andata per esempio su, non so se Rai Letteratura o Rai Scuola o Rai Cultura, insomma uno di queste vetrine che presentano la cultura e la letteratura a un pubblico ampio e soprattutto a un pubblico di studenti. La presenza femminile in questo contesto è limitata al Novecento, almeno quando sono andata a vedere io qualche mese fa, non so se poi nel frattempo le cose sono cambiate, ma per esempio nel nostro Cinquecento una presenza come quella di Vittoria Colonna non credo che si possa definire una presenza marginale o comunque non credo che sarebbe ingiustificata la presenza di una simile figura in una vetrina di questo tipo. E poi invece all'opposto. Ho visto che è stato pubblicato di recente un manuale per le scuole superiori che mi pare che si chiami Canone Anticanone, o comunque il titolo fa riferimento a a questa contrapposizione, e sistematicamente per tutti i periodi della letteratura propone presenze maschili e presenze femminili. Quindi mi sembra che ci siano un po', ci sia una polarizzazione, no? Con questi due esempi che ho portato. Quindi ti propongo così questa riflessione, volevo sapere qual è la tua opinione in merito. Allora, per quanto riguarda la programmazione alla quale fai riferimento, la programmazione televisiva alla quale fai riferimento, è un caso proprio da manuale di dipendenza dai manuali. Quindi allora, chi programma queste cose sono persone ormai di. Non sono miei coetanei, avranno 20 anni di meno, ma non escono dalle scuole oggi, sono usciti 20 anni fa. E quindi rispecchiano quella che era la presentazione nei vari testi pubblicati negli anni 80 e 90, dove il discorso, la materia femminile, era una materia effettivamente marginale e concentrata su alcune figure. Prima di parlare del secondo aspetto, vorrei cioè ricordare un dettaglio. Nella tradizione cinquecentesca italiana ci sono più donne letterate di quante non sia possibile trovarle in tutto il resto dell'Europa. È un dettaglio? È una società che, se
sente il bisogno di moltiplicare le voci, sente il bisogno di dare voce a tutti. Ecco, la nostra pluralità è una pluralità che riguarda metodi, ma riguarda appunto i cantori. Allora, quel 500 lì, quella società lì, è una società che è veramente aperta, come non era stata nessuna prima e come anche quelle successive, perlomeno in Italia, avranno un po' difficoltà ad essere. Poi nel 700 comincerà a ricambiare. Ma il 500 quella del 500 è una realtà, da questo punto di vista, straordinaria. Questo non vuol dire che il problema non esistesse, il modo di considerare. È che quei che noi oggi consideriamo pregiudizi non erano tali da annullare, da costringere al silenzio. Vediamo questa apertura, io la vedo sullo stesso piano dell'apertura della concessione, la parola è brutta, ma insomma, quel mondo lì concede il diritto di parola agli artisti, riconosce il diritto di parola a varie tipologie di persone, professionisti che non l'avevano avuta in precedenza o perché non l'avevano cercata o perché non si consideravano in grado di, o perché i tempi, fatto sta che non erano maturi. In Italia diventano maturi, fuori lo diventano più tardi. Ecco, anche qui partiamo dai dati di fatto, più che dai principi, perché il principio dell'uguaglianza è un principio che oggettivamente nasce più tardi. Però lì l'uguaglianza non è ancora proclamata in termini di principio, o comunque se è proclamata non è condivisa. Quella società è una società che non è organizzata su questo principio. Però nei fatti dà spazio a quella pluralità di voci che noi non vediamo nella società europea del 400. E questa pluralità di voci si traduce, nelle stampe. Insomma, nel momento in cui Bembo, in cui Castiglione, costruiscono i loro dialoghi, la presenza femminile, più che prima ancora che come tema, è una presenza proclamata a livello proprio di scena. Le donne sono presenti e conducono il gioco delle volte. In queste occasioni, nelle quali noi riconosciamo i vertici della riflessione letteraria e anche sociale, il modello del cortegiano è un modello che fa scuola in tutta Europa fino alla fine del Settecento, per tutto l'ancien regime. Com'è? Ecco, allora, questa è la situazione. Riuscire progressivamente a restituire questa pluralità di voci, bene, mi sembra che sia un obiettivo che non è una questione di tira e molla. Tu mi devi concedere, non è il diritto di voto, insomma, qui è il diritto di ascoltare, il diritto, il dovere di ascoltare la storia, quello che ci dice, nelle cose che condividiamo e in quelle che non condividiamo, ma appunto il fatto che noi non condividiamo certe cose non è che le rende meno reali quelle, ci sono, insomma. Quindi rileggere la storia alla luce delle conquiste di oggi, insomma. Un conto è problematizzare le cose, un conto poi è giudicarle. Giudicare, boh, non fa parte del nostro ruolo. Il
discorso opposto del ogni volta dare spazio, secondo me è un eccesso che non... Allora, se io faccio un discorso di natura sociologica, allora è giusto censire. Se faccio un discorso di natura letteraria, allora devo prendere atto delle voci sulla base della loro qualità, ecco, il discorso della qualità è della loro rilevanza più che qualità, della rilevanza che hanno avuto. Vittoria Colonna è una voce che ha avuto una rilevanza assoluta dal punto di vista politico, dal punto di vista religioso e dal punto di vista poetico. Era una rilevanza riconosciuta all'epoca, non gliel'abbiamo, non è una patente che abbiamo conferito noi. Io non mi sento in diritto di conferire patenti a nessuno, né di conferirle né di toglierle. Se io dico che bisogna ascoltare anche i poligrafi, non è che tolgo niente a Bembo o a Ariosto, sto semplicemente arricchendo il panorama. Allora, nel momento in cui io considero un secolo, una stagione, un contesto, allora cerco di dare visibilità alle personalità che lo hanno popolato sulla base del rilievo che hanno avuto, altrimenti io mi trovo a proporre una voce perché è donna veramente nota a nessuno e a sacrificare altre voci che invece hanno avuto il rilievo. Allora, se io prendo come, diciamo, in qualche modo metro il discorso della diffusione, della presenza negli annali, questo mi garantisce una attenzione. Adesso, in questo senso sono importanti più le edizioni successive che non le principes. Le edizioni successive, siccome ogni edizione è, dico una banalità, però insomma, ogni edizione è un investimento. Se qualcuno, l'editore è un mercante, se tira fuori dalla tasca i soldi per pubblicare, non lo fa perché è un tifoso di quell'autore, lo fa perché pensa di guadagnarci. E se io pubblico un testo che è stato già pubblicato, riconosco automaticamente, già questo è un fatto critico, riconosco l'importanza, il fatto che sicuramente questo testo ha una sua richiesta. Se io metto insieme autori che hanno soltanto principes, rientriamo nel discorso di Armando Petrucci. Ecco, pensiamo al caso di due dei grandi capostipiti della tradizione cavalleresca, Pulci e Boiardo. Bene, del Morgante non abbiamo nessun esemplare della prima edizione, della Princeps, non sappiamo neanche qual era il titolo. Poi è diventato Morgante perché c'era l'eroe eponimo. L'Orlando innamorato, noi per tanto tempo l'abbiamo chiamato Orlando innamorato, perché poi quel titolo si era imposto sulla base del modello di Ariosto, ma abbiamo scoperto una ventina di anni fa che non si chiamava Orlando innamorato. Quindi il fatto che mancassero, che fossero consumate, ma la stessa cosa diciamo di Pinocchio, quando ecco, chi trova un esemplare della Princeps di Pinocchio diventa ricco perché è tra i libri più cercati al mondo. Quindi non è soltanto una storia del passato, riguarda anche i nostri bisnonni. Tu, Eugenio, che sei toscano, potresti avere in qualche soffitta di famiglia qualche copia della Princeps. Insomma, hai un tesoretto, anzi un tesorone da scoprire.
Ecco, non so se ho, Sì, sono assolutamente. andato incontro Sì. a qualche offeso, qualche No, nella maniera più sensibilità. assoluta, infatti, cioè, hai detto le parole chiave, no? Era quella di Vittoria Colonna, era una rilevanza riconosciuta e quindi è per questo che, insomma, mi sembra particolarmente perspicua, no? La sua assenza in quell'ambito lì, quando ho fatto il riferimento a Rai Scuola e a Rai Guarda, ma Letteratura. scusa, ti interrompo, ma lo stesso discorso lo possiamo fare per Aretino. In molte storie letterarie Aretino non c'era per niente, o al massimo c'era con mezza lettera e finiva lì, cioè diciamo, una presenza che all'epoca era diffusissima e per qualcuno poteva anche essere ingombrante, per altri no. Fatto sta che poi è stato riconosciuto meritevole di un'edizione nazionale. Bene. Per secoli non è esistito, insomma, questo è allora, questo è il discorso, diciamo, la prospettiva, secondo me, giusta, secondo la quale muoversi. Lo stesso discorso si può fare naturalmente sul versante filosofico che ti è più familiare, Eugenio. Quanti sono gli autori che noi poi abbiamo. Il pensiero che abbiamo messo da parte e che poi abbiamo recuperato sulla base dei dialoghi attivati all'epoca. Ecco, discorso di metodo, naturalmente. Sì, quindi in questo caso mi pare che l'approccio di ascolto di 500 plurale incontri una delle esigenze che oggi emergono, no? Quella di ridare voce anche alla produzione femminile, ma appunto è molto importante anche tenere presente questo criterio di realismo, no? Di aderenza ai fatti che poi, a cui hai fatto più volte riferimento. Va Bene, bene, io credo che possiamo possiamo chiudere. lasciare Paolo all'orario Sì, italiano, che ovviamente è un orario già abbastanza spero. Speriamo attardato. che non ti impediamo di andare a cena, insomma. Sì, no, beh, ma gli orari romani prevedono la cena intorno alle 8:30, 9, quindi Allora non siamo vi siete fatto perfettamente. compagnia, nel frattempo è arrivato il buio, quindi voi siete Perfetto. ancora Sì, in piena luce, in piena insomma. luce, sì. Bene, allora ti ringraziamo moltissimo Paolo per il tempo che ci hai dedicato e restiamo ovviamente in contatto come sempre. Grazie veramente da parte nostra e a presto. Grazie Grazie, Paolo. grazie a voi e auguri di buon lavoro e ai vostri studenti, che sono Grazie. fortunati ad avere voci come le vostre e li guidano. Grazie. Grazie Paolo, A buona serata. presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bene. Faccio end. Ok.